Ciao amici da Frank Bianconero. Bene, anche il Napoli non ha vinto, seppur secondo me i punti meritava, anche non avendo tirato troppo in porta. Preso un palo a testa, 1-1, ma voglio cominciare con innanzitutto due cose che ho visto nella partita, una positiva e una negativa. La negativa è l'infortunio di Malcuì. Quando un giocatore esce in lacrime e dopo, vedendo dal replay quel movimento scorbutico del ginocchio, chi fa sport, gioca a calcio soprattutto, capisce che è una cosa seria. Ora io, sportivamente, siccome su queste cose la maglia conta meno di zero, spero che sia una lieve distorsione, che magari se non mercoledì, sabato, domenica prossima può cominciare a rigiocare. Perciò in bocca al lupo, auguri a Malcuì. E poi ho visto una parata sensazionale, che secondo me questa, se c'è un premio a fine anno, non lo so, europeo della parata più bella in Europa, questa è una parata che ha fatto spigna sul colpo di testa di Vicari sul primo palo. È la miglior parata dell'anno, secondo me, e si potrebbe classificare tra le migliori parate dell'anno, perché l'istinto sulla linea e la forza con cui respinge la palla è veramente impressionante, perciò complimenti a lui. Se veniamo alla partita, primo tempo è stato equilibrato, il pareggio ci può stare. E ridico, se è andato il rigore a De Ligt ieri, due sono le cose: o non è quello di De Ligt, o dovevano dare pure quello su Mertens, e quello che non hanno dato poi del Papu Gomez contro l'Atalanta, anche se l'Atalanta ha vinto 7-1 e ha vinto anche oggi. Allora, due sono le cose: o stanno confermando che quello di ieri di De Ligt non c'era, come non c'era giustamente contro quello del Bologna, oppure sono tutti rigori. Boban diceva sempre: difensore pinguino non gioca a calcio, perciò i difensori dove devono mettere ste mani? Ora, l'attaccante scaltro, quello più astuto, cerca sempre la mano del difensore e comunque mette l'arbitro in difficoltà. Poi questi arbitri sembrano che hanno paura, e secondo me il VAR addirittura le ha messi un po' più pressione rispetto a quello che deve essere la loro decisione finale. Io sono dell'idea che o si danno o non si danno, non ci possono essere troppe differenze di visione sui rigori. Se dai quello di De Ligt, devi dare quello di oggi al Napoli e quello dell'Atalanta, ripeto. Il problema sono quando anche il VAR sbaglia i fuorigiochi. Quello, la tecnologia quando sbaglia, là purtroppo non è colpa di nessuno, né di arbitro, né sbaglia la tecnologia, potrebbe sbagliare, ma da oggi sono tutti diventati ingegneri e architetti di 3D, di visuali, di tutto quello che è il 3D da oggi, soprattutto nella zona che tifano Milano. Oggi sono tutti di 3D, ma questo lascia stare. Parlando della partita di Spal Napoli, ho visto un Napoli che gira palla un po' troppo lentamente, e io sono sempre dell'opinione, come ho detto in altri video, che non si può dare le chiavi del centrocampo ad Haaland o ad Elmas per caratteristiche. Non hanno i tempi del playmaker. Io a Napoli, anziché aver fatto caos tra Pepe e James Rodriguez, che avrei preso Pepe ovviamente, e poi alla fine hanno preso Lozano, sarei andato al Real Madrid, che Ancelotti lo conosce, avrei fatto di tutto di prendere Modric. Perché al Napoli, secondo me, mancano due giocatori. Manca un difensore centrale, con tutto il rispetto per Luperto, ma dal Biol a Luperto ce ne passa, e manca un playmaker che non ce l'ha proprio il Napoli, non ha geometrie. Haaland, Elmas, Zielinski, ma anche Fabian Ruiz, che io mi sgolerò, ma non è un centrocampista centrale, è un trequartista, è un giocatore come il vecchio Milan di Ancelotti, albero di Natale, un trequartista. Però il Napoli, secondo tempo, è uscito fuori, ha schiacciato parecchio la Spal, facendo il palo di Fabian Ruiz, però tirando poco, scusate, ma la
La partita la meritava il Napoli. E poi mi chiedono un'altra cosa. Io ho visto Lecce Juve, Inter Parma e Spal Napoli. Queste squadre giocano in Champions, diciamo le grandi. Vorrei capire dai preparatori delle piccole come fanno le grandi squadre a correre sempre comunque il doppio quando ti vogliono schiacciare, nonostante quelle hanno giocato o martedì o mercoledì o rigiocano il sabato, la domenica, perché Juve, Inter ieri nel secondo tempo e oggi Napoli nel secondo tempo sono andati il triplo degli avversari, nonostante questi si allenano o si dovrebbero allenare per una settimana intera. Questo non me lo riesco mai a spiegare. Posso capire che magari Napoli e Juve hanno fatto un po' più turnover rispetto alla partita di Champions, perciò i giocatori erano più freschi. L'Inter, per esempio, no, ma il Parma ieri è stato schiacciato fino all'80esimo dall'Inter, nonostante l'Inter abbia giocato 2 giorni e mezzo prima. Il Napoli è una squadra che va a singhiozzo, il Napoli è una squadra che non è continua nei risultati. Io sono sempre dell'opinione che è anche più forte dell'Inter, sia perché hanno più esperienza di giocare insieme, sia perché nella rosa, secondo me, ha più qualità il Napoli. Però lì vedo che vanno un po' troppo lenti. E secondo me manca proprio il fulcro del gioco, manca il Giorginio che avevano, manca lo schema. Lì il Napoli, se gioca 4-3-3, dà veramente fastidio a tutti. Non capisco ancora questo 4-4-2, inventarsi sempre esterni, perché oggi spesso si allargava anche Elmas. Però io da Juventino ovviamente sono contento che ha pareggiato, però se parliamo sempre in maniera sportiva, così il Napoli meritava e magari era più su e il campionato diventa ancora più avvincente perché l'Atalanta non molla. Ora mercoledì ci sarà Napoli Atalanta, Atalanta veramente una squadra brutta brutta da incontrare e gioca benissimo, perciò io secondo me Ancelotti anche come gestione deve far molto meglio, perché il fatto di non far giocare Gulam e di Lorenzo. E oggi si è visto che il destro che gioca a sinistra è tutta un'altra storia, proprio nei movimenti del giocatore. Ancelotti, io ripeto, continuo a metterlo, non a me perché mi interessa relativamente, però io continuerei a metterlo un po' in discussione nel suo modo di fare. E ripeto, amici o tifosi napoletani o chi conosco che tifa Napoli, ha avuto sempre la Ferrari, ha avuto sempre la Ferrari nella gestione, il top allenatore al mondo. Nei giocatori che deve migliorare, questo non lo sto vedendo nel Napoli. Perciò, ciao a tutti da Frank Bianconero, iscrivetevi al canale e di nuovo in bocca al lupo a Malqui.